Ciao amici, ci siamo. Molti di voi avete fatto domande sulle mie coppe, le cupping system, e le faccio messaggio dicendo che A, come si usa le cupping, e B, che serve le faccio messaggio. Allora, vi rispiego come penso, come funziona, come lavoro. Allora, io provo di risolvere i problemi, ok? Problemi metabolici, problemi del peso, problemi dell'allenamento, problemi di rassodare diciamo, problemi delle rughe, problemi dell'invecchiamento. Allora, io ho cominciato a lavorare, cioè, ho fatto un libro nel 2008, ho scritto un libro nel 2008 sulle cellulite, ok? E ci sono tante cose che causano la cellulite, ok? Non è una cosa che si può curare per sempre, è una cosa che si tiene a bada, ok? Perché che cosa succede? È una vera e propria stasi, ok? Linfatico microcircolatorio, scusatemi che sto provando di inquadrarmi meglio così ci vediamo meglio, ok? Della zona sottocutaneo. Allora, la cellulite non si forma nel grasso viscere, ma si forma soltanto nella zona diciamo, sottocutaneo, ok? Si forma in questa zona sottocutanea che dal punto di vista, diciamo, le scale dei valori del vostro corpo, la zona sottocutanea, se è a forma di bozzetti o se è liscio e omogeneo, non gli può fregare di meno perché il tuo corpo è più cioè, ha una scala di valori, è più importante che il cuore funzioni bene, il cervello funzioni bene, i polmoni funzionino bene, i reni funzionino bene, lo stomaco funzioni bene e via dicendo. Ok, così. Quando noi ci intossichiamo perché fumiamo, prendiamo la pillola, mangiamo male, non ci muoviamo, mettiamo indumenti troppo stretti, questa zona potrebbe cominciare a essere strozzato delle nutrimenti che servono e la zona diventa sclerotica ed ematosa, cioè sclerosi vuol dire il tessuto connettivo diventa sclerotica. Ed ematoso vuol dire diventa ricca e intrinsa di acqua, un ristagno, una stasi di acqua che crea infiammazione. E chiunque che ha un bozzetto dell'inestetismo delle cellulite sa che se lo tocchi fa male, ok? Ok, scusate queste inquadrature, ma sto tentando di migliorarlo, però vabbè, lo facciamo così perché volevo farvi vedere la coscia. Allora, la coscia, ripeto, c'è grasso sottocutaneo. Io ho grasso sottocutaneo. Non è quello, che il mio grasso sottocutaneo più o meno, ok, è liscio perché è distaccato sulla zona sottostante e questo vuol dire che comunque ha un aspetto liscio, ok? Non è che quando andiamo a migliorare l'inestetismo delle cellulite eliminiamo il grasso, perché il grasso serve per proteggere contro urti, serve per come una sorta di gomoncino, se vogliamo dire, e dall'altra parte ci tiene caldo. Allora, che cosa troverete nelle cupping system e come le possiamo usare in nostra cupping? Abbiamo due che perché questa è suzione per i liquidi e questa è per i fasci, per il famoso tessuto connettivo, quello che diventa sclerotica, ok? Ed ematosa sono i liquidi. La sclerosi viene su il tessuto connettivo, diventa sclerotica, diventa rigida ed è quello che crea l'effetto a bozzetti, perché se io ho le fibroblasti che cominciano a contorcersi e ricostruirsi in modo non omogeneo e disuniforme, comincia a creare l'accavallamento e l'attaccatura sulla zona sottostante. Allora, la prima cosa che noi facciamo è dobbiamo massaggiare questa zona sclerotica, riscaldandolo e aiutandolo ad essere, diciamo, proprio più. Andiamo a ammorbidirlo, ok? Il problema, ci sono diversi che si parlano di fasci, di massaggi, per massaggiare le nostre fasci, ti abbasso così la vedi, però. Perché non sono andata per questa opzione? Perché è duro, è molto rigido e le mie amiche dicono: aiuto, mi sono trovata piena di lividi alla fine perché perché hai rotto i capillari, hai spinto troppo, la plastica era troppo dura. Ecco perché ho optato per questo. Guardate, vedi che si spostano? Ok, si spostano e quando si spostano, questa vuol dire che sì, mi massaggiano, ma non mi vanno a distruggere. L'altra cosa. E questo è un campione, ma io uso una crema criogenica. La crema criogenica, ok, mi aiuta a vasocostrizione, ok? Perché comunque fresco all'istante,
Mamma mia, io mi vorrei veramente inquadrare la grande e non ci sto riuscendo. Non, perché me l'avete chiesto in tanti e ho detto adesso lo facciamo così. Allora, io prendo la coscia e comincio, ok, a proprio a fare un massaggio energico che può anche andare sul gluteo, ok, e vado a massaggiare il tessuto connettivo, ok? La cosa ancora meglio sarebbe da passare da basso verso alto. Io non soffro di fragilità capillare, non soffro di circolazione, anzi ho il sangue un po' troppo fluido, però se voi soffrite di problemi capillari, da basso verso alto, ok? Su, 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 su e continua a massaggiare. E ti posso garantire, là dove ci avete un po' di aderenza in più, potresti sentire più male. Non dovete accanirvi contro voi stessi, la potete tranquillamente fare un dolce massaggio, un po' come dry brushing, ok? Però la cosa bella è che questo silicone, essendo morbido, ci aiuta a fare questo senza creare lividi, perché non vogliamo distruggerci. Ok, così, questa è per la parte sclerotica, ok, della panicolopatia. Panicolopatia edematoso sclerotica, però vuol dire cellulite. Ok, l'altra cosa è che ti do due coppe. Allora, è una notte catena di profumeria, ti vende un'unica coppa, questa piccola, a quasi 20 euro. Questa, però io ti do due. Yeah! Però aspetta, non è solo per gli estetismi delle cellulite, ok? Ciao! Ciao, mi ricordo il nome. Il nome nel mio kit si chiama Be Beautiful, ok? Cupping System, ok? Il Body Cupping System, che lo trovi su callsport.com. Dopo vi faccio il link. E quando vai su quel link vedrete una foto prima e dopo di una ragazza che l'ha utilizzata tutti i giorni, circa 10 minuti a gamba, per 2 settimane. E vedrai quanta è riuscita a drenare. Perché? Due aspetti assistono gli estetismi delle cellulite. Uno è la questione del tessuto connettivo rigido, i fasci che si aggrappano, si aggrovigliano e si attaccano sulla zona sottostante. Passa da basso verso alto, passo da basso verso alto, o posso anche fare piccoli movimenti circolatori salendo, ok? Questa è la prima parte. La seconda parte è la ventosa. La ventosa abbiamo due, ok? Due diverse ventose, che per quanto riguarda gli estetismi delle cellulite, ok, di nuovo ricordate, ok, molti di voi anche dice: ah, io ho problemi capillari, la posso utilizzare. Lo puoi utilizzare, però sempre con cautela. Cioè, il problema è che molti dicono: ah, talmente voglio subito i risultati, parto in 18esimo marcia, neanche la quarta, e vai a farti male. Allora, spingendo sulla coppa, si mette sulla nostra, cioè io crea la vortice dipendendo quanto spingo sulla coppa. Se io ho problemi vascolari o di fragilità capillare, non lo spingo tanto, lo spingo poco. E quando spingo poco crea una suzione sulla mia coscia che poi comincio a trascinare, si dice? Trascinare dal ginocchio verso, anche non tornare in basso con la ventosa, perché le nostre vie linfatiche e venose vanno verso il torace, non lontano dal torace. Più ho un problema delle vene, più importante che ricordo queste cose. Non faccio wow, su e giù, no, solo da basso verso alto. L'altro giorno, utilizzando le mie coppe, ho trovato una nuova tecnica che le voglio farti vedere, ok? Lo vedete? La lascio un po' in posa e vedrete questa suzione, vedi? Lui sta portando in superficie liquidi, il sangue sta aiutando proprio a riportare i liquidi verso i vasi sanguigni, magari aiuta le nostre stesse vie linfatiche di andare a riassorbire questi liquidi per drenare. E ti posso garantire, là dove potresti avere più un accumulo degli estetismi della cellulite, lì vai piano, perché veramente lo sentirai la suzione, ok? Così, crema. Scusate, quando è necessario vi mettete la crema. Io invito di prendere la crema criogenica perché dà questa sensazione di freschezza che aiuta anche le vene a fare vasocostrizione, una sorta di ginnastica per le nostre vene, ok?
e passo da basso verso alto. Ok, questa è la prima cosa. L'altra cosa è sempre, si possiamo anche fare destra e sinistra, un massaggio destra e sinistra volendo, però sempre a risalire le gambe, non spingere verso giù. E questa è la novità che ho fatto l'altro giorno, e pompaggio, cioè mi rimetto qua. Ok, mi vedete? Ok, metto le gambe, metto la ventosa, tira, pompa, 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 tira, pompa, pompa, pompa. Io provo di venire vicino. Ok, guarda, guarda, tira, pompa, pompa, pompa. E riuscite a vedere? Oh, mamma mia, la senti? Ok, guarda, qua, pompa, pompa, pompa. Vedi che succede dentro la coppa? E mi aiuta, ok, questa azione, piano piano che salgo, proprio va a massaggiare, ok, la zona. Ok, questa è la prima cosa per il cupping system. E funziona, ragazzi. E come l'ho cercato questa soluzione per 8 anni, ho cercato macchinari e quelle con le ventose e quelle che i ruli, ma veramente quelli sono macchinari che costano decine di migliaia di euro, funzionano da morire. C'è LPG, Endermology, c'è VelaSmooth, funzionano da morire. Il problema, lo sai che cos'è? Che costano 60-80 euro a seduta. E farci fare, perché ricordate, l'inestetismo della cellulite non è una cosa che possiamo tenere a bada per sempre, è un corso continuo. Che il mio consiglio è che questo piccolo kit viene €29,99 per tutti e tre pezzi, ok? E tuo poi, questo è silicone alimentare, cioè, wow, vado di qua. Prima che tu la distruggi questa, la devi perdere, cioè tra una seduta e l'altra lo lavi con acqua e sapone neutro e vai. Però l'altro giorno ho postato un'altra cosa delle cupping che la sua veri, diciamo, originaria, diciamo, compito delle cupping era fatto con delle ampolle di vetro vuote che andavano riscaldati e poggiati nella medicina cinese per muovere i liquidi nel corpo, che equivale all'energia vitale del corpo, no? Perché liquidi, sangue, porta nutrienti e porta via detriti. Ok, allora, che cosa vi ho fatto vedere l'altro giorno? Io non so se si vede ancora, si vedono ancora? Ah, non so, eccoli là, vedi questi due segni qua. Allora, avete visto che sto facendo tanti verticali, amo il fluid, amo lavorare in quadrupedia, amo di fare i movimenti che sono in quadrupedia perché sto provando di potenziare la parte superiore del corpo per fare i verticali, ma questa a volte, quando lavoro tanto con i pesi, mi carica molto sulla zona cervicale, ok? Questa non è una cosa negativa, questa è una cosa molto positiva, perché vuol dire che mi sono riuscita a smuovere una stasi muscolare. Io purtroppo soffro della tensione muscolare, specialmente nella zona del trapezio. Cominciate a palpeggiarvi lungo il trapezio e sentite se avete dei nodi. Se avete dei nodi vuol dire che magari una bella coopetazione ti potrebbe sollevare tantissimo. Se non avete nessuno che ti aiuta a casa, la puoi fare comunque, non è impossibile. Allora, in questo caso prendete un po' di arnica, ok? Arnica compositum, arnica gel, questo è un semplice... Uopla, scusami che sta di là, difficilissimo inquadrare. Ok, arnica gel, che è un antinfiammatorio naturale, ok? E lo spalmi sulla zona, ok? Se volete aggiungere una crema emolliente, io ho la mia crema a canapa che è molto densa, molto ricca, che comunque è una crema ricca perché devi aderire alla zona, ok? Allora, a questo punto applico quella più piccola sulla schiena, ok? Vedi il vortice là sotto? In questo momento mi sta... Oh, già lo sento, mi piace da morire fare... Mi la faccio spesso queste cose la sera di fronte alla televisione. E poi dopo qualche... Innanzitutto cerchi... L'ho trovato. Sai quando qualcuno ti massaggia e ti senti... No, là, perfetto. E questo è come avere qualcuno che ti massaggia... Oh, me la sono presa bene, lo sento fino allo zigomo. Oh, sì, l'ho presa proprio bene. Ok, e lo lascio là per qualche secondo, minuto, scusami. Poi, quando la senti dopo minuto e mezzo, lo sposti poco a poco, fino a sentire che si può andare a sciogliere, ok? Vai lungo il muscolo e ti scioglie
i, come si chiamano, i nodi, e diventa una cosa estremamente piacevole. Lì per lì lo senti, non è dolenzimento, cioè presenti quando tieni i capelli legati per tanto tempo, poi ti sposti i capelli e ti senti come il cuoio capelluto fa, si muove, cioè senti proprio il contro movimento del capello che fa male, ma non fa male? Un po' la stessa cosa quando andiamo a, oh, scusate, ma è di un godore pazzesco. Ok, e vado a trovare sollievo lungo, oh, l'ho trovato, proprio muscolare. Così, io con questo cupping system, una volta che l'ho preso, è mio e là rimane. Lo posso usare, diciamo, le coppe un po' più grandi per quanto riguarda le superfici più grandi, ok? Ricordate, sempre da basso verso il busto, che è da basso verso il busto, da basso verso alto. Posso pensare di fare un tracciato, ok? Passando dal lato altro, ma sempre avanzando verso il busto. E la novità che ho inventato l'altro giorno è il pompaggio, cioè posiziono, tac, e faccio 1, 2, 3, sposto, ok? Fai 1, 2, 3, sposto in su, 1, 2, 3, sposto in su, 1, 2, 3, sposto in su, dedicandomi circa 10-15 minuti a zona. La faccio di fronte alla televisione, vado lì, mi passo il mio tempo, perché a casa noi facciamo queste beauty fam, io e mia figlia, facciamo le maschere, i massaggi, c'ho anche la sauna ad infrarossi, che è meravigliosa per disintossicare il corpo. Oh, scusate, ma talmente sto trovando goduria con questa ventosa sulla spalla, me la tengo. Spero che questo vi ha risposto un po' delle, diciamo, delle vostre domande. Ricordate, interno coscia va bene, sì, ma sempre la stessa cosa, Rosa, ricordati, con dolcezza, ok? E la spostiamo da basso verso alto, ok? Senza esagerare, non è necessario di fare le cose aggressivi, specialmente quando parliamo della svia linfatica. Crema emolliente, ok? Da basso verso alto e fatelo piano piano. E la cosa più bella è che anche una doccia coccole che fai per te, che poi è una cosa, no, vedi? Vedi che si è lasciato, cioè, questo vuol dire ossigenazione di quel muscolo, e mi aiuta a sciogliere e mi sento già la spalla più libera. Ah, ok? E proviamo di ridurre mal di testa e muscolo tensivi. Yeah! Ok, così. Passate una giornata figatosa. Spero che va bene. Ricordate di mandarmi le domande e piano piano vi provo di rispondere su tanti fronti, perché non sono solo fitness, perché ho 51 anni e sto provando a rallentare i segni di invecchiamento sul mio corpo. Ho scritto un libro, Il Metodo, ok? Così c'è tantissimi consigli, perché molti di voi non state dormendo bene in questo periodo, perché lo stress, il cortisolo, tutto questo terrorismo psicologico, purtroppo quante persone abbiamo perso oggi, non possiamo uscire, crea tantissimo sconforto, anche scompiglio nella nostra giornata. E se non state dormendo bene, vi consiglio avidamente Ganoderma. Si chiama il fungo dell'immortalità. Il mio Ganoderma è titolato a 30%, lo prenderai 40 minuti circa prima di coricarti la sera e dormirai sogni tranquilli. Non è un sonnifero, agisce sul parasimpatico, il nostro sistema nervoso, quello riflessivo, permettendoci di essere molto più limpidi, molto più tranquilli, molto più zen. Il nostro cervello si rilassa durante la notte, permettendoci di conciliare una lunga durata del sonno, ok? Non con i micro risvegli, mi sveglio e mi giro come una fetta panato a letto, perché è molto importante rimanere a letto tutta la notte in profondo sonno, perché soltanto durante la fase 4 del sonno noi produciamo un ormone chiamato GH, l'ormone della crescita o l'ormone della ricrescita, come lo chiamo io, che è fondamentale per aiutare ogni sera il nostro corpo a rigenerarsi, per svegliarsi ricaricati
giovani e con un metabolismo più veloce e buttando via quelle cellule cattive che noi non vogliamo, ok? Si chiama autofagia, però un altro blog sarà dedicato a tutto questo, ok? Così, se volete avere tanti dei miei consigli, prendete il libro Il Metodo, Jill Cooper. Ecco per le cupping che è meravigliosa e vi vedrò in questi giorni. Ciao dalla Jill!